Con Vittorio sono sempre un po' in soggezione io, soggezione rispetto alla sua intelligenza, dico così io. Beh, Benvenuto allora, qua. Vittorio on the day, classe 66. Allora, la mia quarantena com'è stata? È stata strana, nel senso che strana rispetto a un modello di i primi giorni che a febbraio si iniziava a parlare di questo virus che era arrivato, si vedevano già i cinesi con i poliziotti per le strade, no? E noi tutti. E invece, no? Però uno immagina la quarantena, io poi dicevo, ma mi piace stare a casa, dai, sto a casa, di qua di là, poi capisci che chiudono le scuole. Ah, quindi tutti a casa, io ho due figlie, 5 e 11 anni. Quindi già, no, però era tutto nel mondo dell'immaginare, anche perché in realtà la vita c'aveva tutta una serie di scadenze di lavoro, spettacoli, Certo. cose che dovevano uscire, eccetera, registrazioni che stavamo facendo. Invece in realtà per me la quarantena poi ha coinciso immediatamente, senza nessun tipo di filtro, di passaggio, con l'ammalarmi e contemporaneamente si ammalava Mirko, cioè, siamo ammalati contemporaneamente e quindi per un po' di giorni ci scrivevamo, ci telefonavamo, no? Tutto, due o tre volte, anche perché essendo in quarantena chiudevano tutto, non c'era più niente da fare, eravamo lì improvvisamente con tempo libero, peccato star male, perché poi Con tutto questo tempo a esatto, sì, disposizione. questa era la grande, che era uno dei temi appunto di questa quarantena, cioè avere la consapevolezza razionale che hai un sacco di tempo a disposizione, ma passare un sacco di tempo a pensare che hai un sacco di tempo a disposizione. E ho un sacco di tempo a disposizione. Abbiamo un sacco di tempo a disposizione. Già le 6, oh. Quindi c'è questo vuoto che si dilatava Certo. costantemente. La quarantena è stata, uno, ospitare il Ministero della Pubblica Istruzione dentro la mia stanza dove io tengo tutte le mie cose, il mio computer, tutti i miei foglietti, miei, perché lì tutte le mattine e i primi pomeriggi la figlia di 11 anni fa Si scuola. collegava. Quindi 4 ore tutti i giorni, compiti da fare al computer, quindi io no, sfrattato anche dal mio luogo, diciamo quello dove uno magari diceva da rifugiarmi lì, no, dalle 5 in poi Il resto posso. Il resto è è difficile. stato in realtà mantenere una fittissima rete di contatti con centinaia, ma prossimi al migliaio, di persone ovunque, da tutta Italia e da qualche paese straniero, tutte che condividevano la quarantena, quindi tutte persone che nel momento in cui scrivono e magari mi chiedevano informazioni su di me, su Mirko soprattutto, Certo. eccetera, in realtà stavano vivendo loro stesse una condizione di quarantena. E questo cosa voleva dire? Che ad esempio uno dei momenti di massima accensione nello scambio di messaggi era verso le 2:30 di notte, perché poi tutti si sono alterati, tutti i ritmi. E un'altra caratteristica della quarantena, oltre a non avere la mia stanzina, è l'alterazione completa dei tempi di vita, quindi io adesso so che devo ricominciare ad andare a dormire a Ad un avere più orario, ore. sì, perché sennò sto andando a letto troppo tardi e continuo a svegliarmi presto, quindi dopo tutta la vita diventa storta. Così. È proprio l'inizio di una nuova vita a cui io mi devo Abituare. abituare, attrezzare, pensare, immaginare, quello che vuoi, non è una cosa, diciamo, metodica che sto portando avanti. So che è così e che ogni momento, ogni cosa che succede, ogni evento che succede, ogni sollecitazione dall'esterno mi richiede un riposizionamento dove prima tutto andava in maniera molto automatica, no? Quasi, per cui oh, vieni giù a presentare un libro, sì, venite a presentare qui Camilla, sì, si veniva giù, non c'era nessun dopo cosa faccio lì? Invece oggi, l'intervista, sì. Dopo cosa faccio lì? Cioè, c'è Ah, quell'attimo certo. di tempo che mi devo dare, proprio un momento, anche piccolo, però dove devo fermarmi e ripartire, perché ho perso tutta una serie di punti di riferimento che erano come dei, no, tutti in un reticolo di relazioni, di cose che facciamo. Mirko si collocava in un punto cruciale e quindi nel momento in cui viene meno lui, tutta una serie di fili per me di operatività, di abitudini stesse, vengono a sparire. Tu lo sai che il 28 maggio in libreria per tutta l'Italia si
storia della musica del futuro, esce. Sì. Quello ad esempio è stata una delle cose, diciamo, di questi fili, no? Quando poi dopo Mirko è scomparso effettivamente il 14 aprile, una delle cose che subito mi è venuta in mente era questo libro che era lì, nella mia testa era proprio lì in un magazzino, in realtà non era ancora fisico, però nella mia testa era lì, dici, cosa fai con quello lì? Il primo pensiero è stato, no, 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 cioè non ce lo voglio, no, no, sta lì. E dopo però invece ci ho ripensato, cioè stando lì su questa sedia dove stavo tutti i pomeriggi, e dicevo, però no, perché quel libro lì noi l'abbiamo fatto per le persone, non perché stia lì, non avrebbe senso che stia lì. Ho dovuto confrontarmi con la realtà di cosa fosse la scomparsa di Mirko dal mio orizzonte, ma anche dalla Certo. mia operatività, insomma. Perché appunto era, è come se è venuta meno la persona, ma quella posizione c'è ancora. Si viene meno, no? Uno dei canali attraverso cui tutti i rapporti alla realtà, e noi ci rapportiamo alla realtà attraverso anche altre persone, e la persona che c'era lì era Mirko ed era in uno snodo importantissimo, oltre dell'affettività, diciamo, no? Della la condivisione amicale e di Certo. vita che abbiamo avuto. Anche rispetto alla mia relazione col mondo, continuare con i discorsi a mantenere vivi determinati legami e fare in modo poi che si trasformino nel tempo attraverso il parlarne, il confronto con gli altri, gli atti simbolici, anche le azioni operative. Certo. Su quello io ho puntato molto sul fare cose pratiche, no? Abbiamo voluto partecipare al 1º maggio e abbiamo scelto questo nome che è Oggi Johnny. Adesso parteciperemo a una compilation di remix di un gruppo e saremo gli Oggi Penny, perché noi per un po' saremo Oggi qualcos'altro, Oggi perché è il qualcos'altro, nome per oggi. certo. Abbiamo scelto di fare così, noi tre, perché ci serve un tempo per continuare a giocare, a fare cose, ma allo stesso tempo lasciarci questa disponibilità al cambiamento rispetto a qualcosa che ancora non sappiamo. Noi chi? Io, Enrico e Daniel, Ah, i tre che i ho tre visto. che siamo Ah, ok. rimasti, diciamo, facciamo tutte le cose a distanza con la tecnologia magica che ce lo permette. E poi, tra l'altro, Daniel è romagnolo, quindi lui Non può neanche ancora non può oltrepassare la arrivare, regione. no? No, anche se adesso c'ho un'idea che naturalmente non posso dire. L'altra cosa è che ho iniziato a praticare, che qui lo dico qua perché qui sono tutto circondato dai libri, questa arte magica, per cui di notte vado dove ci sono i libri a casa mia, a seconda dell'area, o in sala o di sopra o sotto le scale, e poi li guardo e dico te, lo prendo e dico tu ora dammi una risposta, qualsiasi, e lo apro, tu. È rarissimo che dia una risposta, la maggior parte delle volte frego, vado a prendere altre cose, più che altro rimani deluso, metti lì e dici devo smettere con questa arte magica. Poi la sera dopo ricomincio, poi io a fianco al letto poesia, quindi tutto il poetico ammassato lì, emarginati da tutti gli altri, però in realtà dormono vicino a me, quindi, però dormo, Loro di dormono, base sì. dormo. Ora intanto sono lì e dico oh, questo, dammi le risposte. Quindi è un'arte magica fallimentare, che però sto continuando a fare. Ieri sera ho letto John Donne, Ah, capito? Cioè, non è che mi fermo. quindi L'altra sera gatteggi Simic, anche. sì, cioè no, non è che vado lì a A leggere, non so, cercare. Alda Merini, No, Dio vuole, chiaro. bravissima. No, vado a cercare questi poeti teologi del 600 inglese. E poi faccio i confronti, ma avrà tradotto bene qua, così. Però fa parte di questi rituali della notte, tutte le notti lo faccio. Prima di dormire cerco una risposta nei libri che non me la danno mai. Sorta del marketing su questo, cioè Secondo me sì. comprate libri fino a che non trovate la Finché trovate risposta. la risposta, tanto Quello gli il dai. catalogo, solo libri che cambiano la vita. Io sono come dire, un po' accumulatore, cioè ho più libri di quelli che effettivamente riesco a leggere. Poi ho scoperto in questo periodo appunto che si sta più a casa facendo questi giochi di riguardare di più le proprie librerie, avere più tempo, che ho anche molti libri a cui voglio bene, cioè ho dei libri che io non ho mai letto, ma io quei libri li voglio. E quelli a cui voglio più bene li tengo davanti a me sopra il computer, per cui quando sono seduto li alzo e dico,
quanto vi voglio bene. Loro non mi rispondono mai, naturalmente, perché continuano questa loro, esatto, continuano questa loro opera di elusione sempre alla domanda dell'umano. Però io so che io, cioè, l'importante è che li voglio bene io, poi dopo loro faranno loro. Insomma. Un'altra cosa molto interessante di questa quarantena, so che questa cosa qui metterà in crisi un po' il mio rapporto con la fan base, ma ho fatto amicizia con le mie tartarughe. C'ho 4 tartarughe, 2 di terra, 2 di acqua, e io ho sempre pensato che le tartarughe fossero come segni zodiacali o proprio come luoghi di come luoghi di acqua. Due vivono nell'acqua in un acquario e così sotto i libri sono i libri, poi sono tartarughe che guardano i libri e fuori sono 2 tartarughe di terra. Io sempre guardate, diciamo, voi non capite niente, ditemi la verità, no? E queste facce così. La tartaruga ha le labbra naturalmente tristi, no? E invece, stando appunto a casa, sei lì, quindi ti viene fuori questo spirito etologico, antropologico, di sì, esatto. Te dici, sì, io mi metto qui così, lei. E ho fatto amicizia con queste tartarughe d'acqua, e per cui adesso mi rispondono a dei richiami. Ogni tanto penso di impazzire, perché anche questo qui lo faccio di notte. Io lo faccio così, sull'acqua così. Questa arriva da dovunque è e fa le bolle. Mi fa e tira le bolle. Allora, passo lì diverso tempo la sera, perché appunto dico, mi dedico alla letteratura, al libro, al sapere umano accumulato in queste cose materiali, o mi dedico alla vita, alla natura di questa piccola tartaruga. E quindi alterno così le mie notti. Però ho fatto amicizia con loro e con le tartarughe fuori, che finalmente abbiamo capito di che sesso sono. Quindi c'è tutto anche un lavoro familiare con le figlie sulla vita, sulla sessualità, la nascita delle bambini, nel caso specifico uova. E loro hanno già costruito una casa perché secondo loro faranno le uova. Per le uova. E adesso siamo nella fase, diciamo, del rituale, c'è un rituale preparatorio lunghissimo per le tartarughe. Dedicatevi alle tartarughe durante le quarantene, sono gli animali perfetti, gli altri sono troppo agitati.